Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati al Donomita Unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione l'ultimissima tastiera di tipo meccanico prodotta dall'Asus, ovvero la ROG Six Flare. Come possiamo osservare dall'immagine illustrativa presente sulla confezione, è dotata di una denominazione RGB per singolo tasto che potrà essere personalizzata insieme alle macro, ai profili e quant'altro tramite il software di gestione ROG Armory 2. Troviamo anche un poggiapulsi, un set di tasti multimediali e altre caratteristiche che vedremo sia nel corso di questo unboxing che nella recensione scritta sul nostro sito. Non manca il supporto al sistema Asus Aura Sync, con cui potremo sincronizzare la retroiluminazione e gli effetti della tastiera con altre periferiche Asus o direttamente anche con le schede madri, sempre Asus. I switch meccanici adottati sono dei CRMX Red, ideali per i videogiocatori di FPS. Ovviamente nella parte frontale troviamo un'immagine illustrativa, le varie caratteristiche che abbiamo già detto. Nel retro della confezione troviamo ulteriori due immagini illustrative relative alla tastiera e altre caratteristiche principali della tastiera stessa. All'interno della confezione troviamo un secondo packaging in cartone con il logo della Asus ROG in bella vista, al cui interno troveremo una sacca in tessuto contenente la tastiera, che ovviamente abbiamo già estratto. Questa la potremo utilizzare per trasportare la tastiera a eventuali lamparty. Un manuale con relativi due stickers, uno nero e uno grigio. Un inserto di plastica che potrà essere serigrafato con il nostro logo a nostro piacimento e inserito al posto di quello già presente sulla tastiera, dotato di logo della ROG. A seguire troviamo un poggiapulsi in plastica, troviamo il logo della ROG nella parte sinistra in basso e nel lato di destra troviamo questa finitura mesciata, che ovviamente è solo un effetto del trattamento della plastica. Troviamo due piedini, uno nel lato sinistro e uno nel lato destro, per inserire il poggiapolsi sotto la tastiera e quindi agevolare il comfort di digitazione. Il poggiapolsi nella parte inferiore è dotata di quattro piedini di forma rettangolare in gomma per assicurare maggiore stabilità sulla scrivania, sul piano d'appoggio. E infine troviamo la tastiera stessa, che è la Asus ROG Strix Flare. Come possiamo osservare, il design è molto classico ed elegante, un po' di tutte le tastiere in generale, sia da gaming sia d'ufficio. La colorazione dei caps è full black, mentre lo chassis, il frame che li contorna, è di colore grigio scuro. Il layout di digitazione, come possiamo osservare anche dal tasto invio, è italiano, quindi anche Asus è arrivata, passateci il termine, sul mercato italiano con il layout italiano per i suoi prodotti e quindi precisamente per le tastiere da gaming. Dando uno sguardo più da vicino possiamo osservare la rotellina per il controllo del volume on the fly, un tasto per disattivare il tasto Windows in game e quindi evitare il ritorno accidentale sul desktop, un tasto per disattivare l'illuminazione, classici tasti multimediali per il player multimediale presente sul nostro computer. Nella parte inferiore i tasti da F1 ad F4 ci permetteranno di aumentare la ripetizione del singolo tasto da 1 volta, 2 volte, 4 volte, 8 volte. Nella parte ancora più basso, in basso troviamo i profili, che sono 5 profili oltre a quello di default, che potranno essere attivati anche in questo caso on the fly premendo il tasto FN più il relativo tasto con il profilo di nostro interesse. Ovviamente la personalizzazione, come abbiamo già detto, avverrà tramite il software di gestione ROG Armory 2, da installare ovviamente sul computer e configurare a nostro piacimento. Troviamo anche il tasto macro, presente in doppia funzione al tasto Alt grande, quindi FN Alt grande, e presente sulle freccette direzionali sinistra e destra la modalità per cambiare sicuramente gli effetti di luce, quindi FN freccetta di sinistra, FN freccetta di destra. Tastiera numerico, quindi tastiera full layout, e ideale quindi per videogiocare sia per scopi di produttività, quindi per scrivere testi e anche per compilare eventualmente dei fogli Excel. Troviamo nella parte alta il tastierino numerico, questo inserto con la serigrafia del logo della ROG che potrà essere rimosso
e potrà essere sostituito ad un altro che noi ovviamente dovremo realizzare a nostro piacimento. Nel retro della tastiera troviamo un design sempre in stile rogue, molto aggressivo, superficie sempre in plastica. Nella parte superiore troviamo due piedini in plastica con ulteriore inserto in gomma, che ci permetteranno di alzare un minimo la tastiera e agevolare sempre il comfort di digitazione. Nella parte di destra il logo della ROG, nella parte inferiore questi piedini di forma triangolare, uno nella parte destra, uno nella parte sinistra, più uno trapezoidale nella parte centrale. E troviamo anche queste barre che si illumineranno una volta messe in funzione la tastiera e potranno essere personalizzate per quanto riguarda il colore degli effetti insieme a quella della rilumiazione dei singoli tasti. Nella parte superiore la ROG Strix Flare è dotata anche di una porta USB pass-through, quindi potremo inserire eventualmente una pendrive o eventualmente il mouse, anche se queste sono operazioni che personalmente sconsiglio o che comunque non preferisco. Il cavo della tastiera, come possiamo vedere molto spesso, essendo due comunque cavi da connettere al computer in relazione alla porta USB pass-through, cavo rivestito in treccia di tessuto, mentre i connettori USB sono placcati oro, come possiamo osservare. Infine, la tastiera è dotata di switch meccanici Ceramic Thread, come possiamo osservare, con la classica struttura frame trasparente per irradiare meglio l'illuminazione al di sotto del caps. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardor.com, dove troverete ovviamente ulteriori e dettagliate foto del prodotto, le nostre considerazioni e le nostre conclusioni. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.